Ciclo di webinar. Aspettiamo che entrino tutti per cominciare. Abbiamo avuto un notevole numero di iscritti e quindi ci vuole qualche minuto di pazienza perché tutti possano entrare. Io sono Sabina Bellotti, per chi non mi conosce, sono il punto di contatto nazionale per la partecipazione dell'Italia all'iniziativa mondiale Open Government Partnership e ho il piacere di intrattenere tutte le nostre relazioni con i nostri partner internazionali, rappresentando tutto quello che le amministrazioni italiane e le organizzazioni della società civile italiana insieme stanno costruendo da anni intorno al tema del governo aperto. Sono molto felice di constatare che c'è un grande interesse a livello nazionale sulle tematiche che vi stiamo proponendo. E appena la regia mi darà il via rispetto a considerare i lavori aperti, farò una breve introduzione a questa giornata di lavoro, a questo appuntamento di lavoro. Chiedo alla regia di avvisarmi appunto Ci sono quando pensate. 60 partecipanti per ora. Infatti sì, vedo che sono ancora pochi e per quello che non ho ancora dato il via, diciamo. Sono veramente, siamo come Dipartimento della Funzione Pubblica molto soddisfatti della risposta che stiamo avendo anche in termini di soddisfazione ricevuta dai partecipanti ai precedenti appuntamenti che ci sono stati. Abbiamo già avuto due incontri e il ciclo ha proprio l'obiettivo di informare anche in maniera allargata, oltre a quelli che sono i partecipanti che già seguono le iniziative del Governo Aperto, anche ad altre amministrazioni, ad altre organizzazioni, le informazioni sulle tematiche, sulle politiche, sulle iniziative che compongono nel loro insieme il portfolio degli interventi che l'Italia da anni sta promuovendo e che ha intenzione di promuovere anche in futuro nel nuovo contesto che si è venuto a creare con la pandemia. Allora, io direi che considerato l'orologio, poi gli altri ci raggiungeranno, sono interessata a dare avvio ai lavori per non togliere tempo, all'agenda. Quindi buongiorno a tutti, ribadisco, sono Sabina Bellotti, il punto di contatto nazionale della partecipazione dell'Italia all'iniziativa Open Government Partnership. Questo ciclo di webinar, ha l'obiettivo di far conoscere un po' più approfonditamente le tematiche che incrociano l'agenda del governo aperto, le incrociano sia a livello mondiale che a livello nazionale. Sono tutte politiche importanti e interessanti che hanno a che fare con quelli che sono i principi del governo aperto, ovvero l'importanza che le amministrazioni funzionino in modo trasparente verso tutti gli stakeholder esterni, che ci sia quindi accountability, che ci siano facilitazioni e diverse modalità anche utilizzando l'innovazione digitale per favorire la partecipazione degli stakeholder ai processi di decisione, non soltanto quindi di valutazione a valle dell'esito delle politiche o della qualità dei servizi, ma anche proprio di definizione. È fondamentale, connesso anche al tema della trasparenza, il tema che trattiamo oggi, quello della capacità di essere orientati a una cultura dell'integrity, dell'integrità e quindi di prevenire tutte le forme di corruzione che possono caratterizzare l'operato del settore pubblico, in particolare in questa fase storica e in questi ultimi 2 anni e nel futuro che ci attende con l'attuazione
delle iniziative collegate al Fondo Europeo Next Generation UE, quindi alla quantità di risorse finanziarie significative che le amministrazioni pubbliche, insieme agli stakeholder, a tutti gli stakeholder, dovranno utilizzare per la fase di recupero dai danni che la pandemia ha provocato non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo e mondiale. Il programma di oggi prevede un primo intervento di inquadramento da parte di Massimo Di Rienzo, che è uno degli esperti che compongono la task force per il governo aperto del Dipartimento della Funzione Pubblica, un gruppo di specialisti che al mio fianco ci aiutano e sostengono le azioni del forum, quindi di tutte le componenti che si riuniscono periodicamente per definire le azioni di governo aperto a livello nazionale e particolarmente esperto proprio in questo tema dell'anticorruzione. Massimo avrà un po' la regia di questo incontro, a cui parteciperanno un rappresentante dell'Università degli Studi di Roma, Pierluigi Petrillo, che saluto, un rappresentante di una delle organizzazioni della società civile più attive che da tempo collaborano con il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dell'Open Government Forum, Federico Angelè, e Laura Valli dell'ANAC, componente del Consiglio ANAC, per l'anticorruzione. Quindi, da diversi punti di vista, da tre diverse angolazioni, potrà essere facile comprendere meglio, quanto questo tema della trasparenza e dell'anticorruzione sia un tema che attraversi di fatto poi un po' tutte le politiche pubbliche e quindi che necessita di un presidio molto forte, come è stato sottolineato anche a livello europeo e anche a livello mondiale, appunto è uno dei temi portanti dell'attuale agenda mondiale di OGP. Io passo il testimone a questo punto a Massimo Di Rienzo. Invito tutti i partecipanti nel corso degli interventi a segnalare in chat domande, quesiti particolari, anche brevi commenti, però vi invito tutti al dono della sintesi, perché abbiamo avuto già modo di vedere che il livello di motivazione di chi ci ascolta è alto e quindi c'è anche l'esigenza di trattare cose ampie e complesse. Non è questa la sede. Noi stiamo comunque a disposizione. Il mio, diciamo, co-chair di fatto, Massimo Di Rienzo, di questa giornata, gestirà poi con gli esperti il passaggio di alcune domande dalla chat, ponendole a loro in modo che si possa rispondere via via nel corso dei lavori. Però tenete conto che tutto quello che verrà scritto resterà e da noi verrà elaborato e quindi riceverete eventualmente informazioni anche successive per tramite dei canali di comunicazione sempre aperti, che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez con cui collaboriamo in questa iniziativa mantengono, c'è cioè una specifica casella OGP. Allora, Massimo, a te la parola e buon lavoro a tutti i relatori e grazie per la partecipazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Ufficio Innovazione Amministrativa, Sviluppo delle Competenze e Comunicazione, che io qui rappresento e vi porto i saluti del Direttore Generale Sandro Angeletti, che spero possa raggiungervi in riunione più tardi perché era impegnato in un'altra iniziativa. Prego Massimo, buon lavoro. Sì, grazie intanto dottoressa Bellotti per la sua introduzione. Io intanto la prima cosa che vorrei fare è un po' salutare tutti, anche dal punto di vista personale e individuale. Mi fa molto piacere tornare a far parte, diciamo, dei gloriosi webinar del Formez, con cui tra l'altro abbiamo iniziato un'avventura addirittura nel 2013, poi nel 2014 e nel 2015. Facemmo diverse iniziative di questo tipo che furono, credo, molto apprezzate. Io ancora andando in giro, diciamo, per l'Italia come formatore, mi dicono spesso, insomma, che ancora utilizzano quei webinar, insomma, autoformarsi e tutto quanto. Quindi fa molto piacere tornare per una iniziativa così fondamentale e importante come quella che stiamo avendo in questo momento. Allora, questo da un punto di vista, diciamo, personale. Poi da un punto di vista tecnico, ancora non devo dire assolutamente ai nostri amici, soprattutto che gestiscono, che ancora non vedo il dottor Petrillo come relatore, quindi gli chiedo di farlo assolutamente entrare nel gruppo dei relatori. Invece vedo la dottoressa Valli di ANAC e vedo anche Federico Angele, che saluto già fin d'ora, perché con loro e con il dottor Petrillo vorremmo fare un discorso un pochino articolato, ma secondo me molto interessante, sugli spazi di lavoro, i
piste di lavoro che si potrebbero aprire in questo biennio con il quinto piano nazionale del DOGP su un'area di policy, come diceva la dottoressa Bellotti, è un'area cruciale, no? Che normalmente viene definita come anticorruzione, anche se anticorruzione è un termine che forse ci sta un po' stretto, no? Noi vorremmo cercare di ampliare un pochino questo concetto, cercando di inserire soprattutto le fasi precedenti, quindi la prevenzione della corruzione in particolare, addirittura vorremmo inserire la parola integrità, sviluppo e promozione dell'integrità pubblica, no? Come una chiave di lettura che poi, insomma, vedrete, dovrebbe entrare a far parte del lessico comune. Allora, io ho preparato giustamente delle slide, ma perché? Perché tutto questo incontro in realtà sarebbe orientato, no? Ed è orientato a valutare le possibili piste di lavoro, però con uno specifico approfondimento, adesso ve lo facciamo vedere, con un tema che è assolutamente rilevante, e cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cioè, noi vorremmo in qualche modo centrare questo discorso, come abbiamo già fatto anche con gli altri webinar, cercando di capire quali sono le piste di lavoro di OGP, cosa si può fare nel futuro, soprattutto in riferimento a quella che viene chiamata l'apertura del PNRR, forse la chiamerei io anche come salvaguardia dell'integrità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come vedete, questa è una slide iniziale su cui mi soffermerò un pochino e su cui poi vorrei anche, come dire, a facilitare una discussione con i miei correlatori di oggi. Questa non l'ho fatta io, questa è una slide abbastanza famosa, insomma. È frutto di un lavoro molto ben fatto di Italia Domani, del sito web Italia Domani, in cui c'è un documento molto interessante che spiega un pochino le dinamiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Uno di questi aspetti centrali è sicuramente la governance, no? La governance è molto complessa. Sono state inserite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza delle unità nuove, possiamo chiamare dell'unità dei centri decisionali nuovi. Se immaginate questa come una casa, come uno stabilimento, insomma, vedete che la Commissione europea la potremmo collocare già al secondo piano. Poi c'è un primo piano di presidio e coordinamento che viene giocato, diciamo, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF, in cui appunto il MEF è responsabile del PNRR, in cui c'è il servizio centrale per il PNRR. Poi vedete però delle importanti unità, c'è cioè l'unità di missione per la valutazione, poi c'è una cabina di regia che sta in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e poi alcune unità molto interessanti. Ce n'è una molto interessante, che è l'unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, e poi c'è a valle di questo un segretariato tecnico e un tavolo permanente per il partenariato economico e sociale, dove gli interessi verranno in qualche maniera una camera di compensazione degli interessi, se vogliamo usare dei termini, diciamo, che ci appartengono un po' di più. E poi al di sotto, nel piano terra, noi vediamo tutta la parte che riguarda l'attuazione che assomiglia molto, anche se non è proprio la stessa cosa, all'attuazione che si ha per i fondi strutturali. Insomma, chi ha avuto un pochino di esperienza nei fondi strutturali saprà che esistono due forme di attuazione: un'attuazione diretta, cioè gestita direttamente dalle amministrazioni centrali o regionali, e poi c'è un'amministrazione di tipo a regia, cosiddetta a regia, in cui le amministrazioni poi, come dire, appaltano, tra virgolette, l'esecuzione dei soggetti attuatori. Insomma, questo è un pochino, potremmo dire, uno schema che esce fuori anche da un decreto attuativo, il numero 77 del 2021, che probabilmente è noto a molti, insomma. Però ecco, se uno lo osserva dal punto di vista della prevenzione della corruzione, noi abbiamo un pochino la tara, no? Noi che facciamo questo mestiere, ogni volta che osserviamo questi schemi, questi flussi, organigrammi, eccetera, eccetera, ci viene in mente che, come purtroppo qualcuno potrebbe immaginare, abbiamo a che fare con il rischio. Cioè, dove sta il rischio? Insomma, noi non osserviamo questi organigrammi, questi flussi come delle cose normali. Per noi abbiamo sempre il pensiero che dove si può annidare il rischio di corruzione, oppure dove si può annidare il rischio di integrità. E beh, è un po' una
è una malattia professionale, insomma, no? E facciamo veramente, tra l'altro, questo di mestiere, insomma. E io ho cercato un po' di declinare qual è il rischio, perché poi alla fine la questione importante è identificare in maniera abbastanza puntuale il rischio, dopodiché rispetto a una buona identificazione del rischio, cioè del fenomeno, riusciamo anche a costruire delle misure adeguate, ed è quello poi di cui vorrei parlare con gli altri relatori. Allora, noi in realtà abbiamo almeno due rischi, no? Tra l'altro tra loro strettamente correlati. Il primo è noto a tutti ed è, diciamo, il rischio che sta un po' sulla bocca di tutti, che è l'assorbimento delle risorse o il mancato assorbimento delle risorse. Il PNRR gestisce, come si dice, circa più di 200 milioni di euro e diciamo, il rischio è che non riusciamo a gestirle tutte. Insomma, i meccanismi di spesa sono in questo caso riferiti al fatto che si facciano delle cose e poi si rendicontano. Quindi in realtà non si parla di 200 milioni di euro, si parla di 200 milioni di euro al massimo che riusciamo a fare, nel senso che se noi riusciamo a mettere in piedi opere o servizi per 100 milioni di euro, ci saranno fornite 100 milioni di euro. Quindi non, bisogna stare attenti quando si dice questo, perché c'è un problema grosso riferito all'assorbimento delle risorse, ovviamente in un tempo molto, molto veloce. Noi abbiamo uno spazio temporale finito. Ora, l'altro rischio, ovviamente, è che in una situazione del genere, con la paura di non riuscire ad assorbire tutte queste risorse, ci sia poi la tentazione di rinunciare o sacrificare a parte dell'integrità di questo sistema, proprio per velocizzare la spesa, insomma. Questo è un fenomeno che noi osserviamo costantemente, per esempio nei fondi strutturali, in cui ci sono situazioni in cui non si spende per tanti anni, dopodiché si arriva all'ultimo momento, si spende moltissimo. In quelle situazioni noi abbiamo evidenziato, non noi, insomma, ma anche gli organismi comunitari, che c'è un forte rischio di caduta dell'integrità, perché in quel momento le situazioni emergenziali ovviamente abilitano forme di opportunismo, insomma, no? E non riferito solo a aspetti corruttivi, in realtà è riferito proprio a quello che in termini più ampli potremmo chiamare il rischio di caduta dell'imparzialità. Allora, rispetto all'assorbimento delle risorse, ovviamente il PNRR cerca di inserire dei correttivi e infatti, per esempio, l'unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione deve agire proprio su questo rischio, cercare di rendere più snelle le procedure, le regole del gioco per fare in modo che ci sia un più veloce assorbimento delle risorse. Ovviamente poi ci sono dei meccanismi anche in riferimento all'attuazione diretta. E diciamo che questo è un aspetto, un rischio, un pericolo che, come dire, sembrerebbe sotto controllo, nel senso che si conosce benissimo dove sta la situazione a rischio e si cerca di intervenire per cercare di risolverlo. Invece sul rischio di caduta dell'integrità abbiamo qualche problema in più. Intanto su che cos'è la caduta dell'integrità, che potrebbe sembrare una cosa un po' vaga, insomma, no? Allora, facendo riferimento a una definizione di integrità pubblica che è strettamente riferita all'OCSE, l'OCSE stabilisce in una delle sue ultime raccomandazioni sull'integrità pubblica che per integrità pubblica si fa riferimento a un consolidato allineamento, una costante osservanza di valori etici condivisi, principi e norme al fine di difendere e dare priorità all'interesse pubblico rispetto agli interessi privati. Quindi, come vedete qui, non si sta parlando di corruzione in senso lato, in senso stretto, come il famoso reato penale o altre situazioni, diciamo. Qui abbiamo a che fare con conflitti e convergenze di interessi che in qualche modo possono distorcere i meccanismi decisionali, quindi la distorsione dei processi decisionali pubblici ai fini di garantire un vantaggio, che può essere un vantaggio in termini proprio di utilità o semplicemente un vantaggio competitivo a degli interessi privati rispetto all'interesse pubblico. Quindi c'è caduta dell'integrità quando si promuove e si dà priorità a interessi privati in conflitto con l'interesse pubblico. Attenzione, perché questo principio dell'integrità pubblica è diventato negli anni quasi un principio cardine del governo aperto. Accanto a trasparenza, accountability e partecipazione, ormai è abbastanza consolidato che questo principio divenga
il quarto pilastro del governo aperto, insomma, no? E rispetto alla minaccia di cioè al pericolo di caduta dell'imparzialità, dove la troviamo nella governance del PNRR? Beh, allora, facendo un'analisi, diciamo, abbastanza ancora un po' superficiale, però si può già cominciare a ragionare su questo tema. Beh, immaginate che questa governance ovviamente mette in campo diversi nuovi centri decisionali, no? Lo potete immaginare, abbiamo intanto la cabina di regia, il servizio centrale, ma poi abbiamo tutte le unità per la razionalizzazione. Quelli che fanno un po' prevenzione della corruzione sanno benissimo che dal disegno che viene formato da una legge, poi il processo reale spesso e volentieri si discosta molto. Per esempio, ci potrebbero essere dei centri decisionali in cui ci sia il rischio, cioè c'è un rischio concreto che divengano un po' delle scatole vuote. Che cosa significa delle scatole vuote? Cioè dei centri che solo formalmente definiscono delle decisioni, ma queste decisioni potrebbero essere prese altrove, in altre sedi, talvolta opache. E come vedete qui noi abbiamo provato a inserire queste ombre, no? Queste immagini sfocate, proprio per rappresentare come spesso il rischio di caduta dell'integrità si ha perché all'interno dei disegni di governance di questo tipo poi si formano dei blind spots, si direbbero in inglese, cioè delle macchie cieche, dei posti dove noi non conosciamo, non sappiamo, non abbiamo la possibilità di vedere, di osservare, perché sono certamente opachi, ma dove si formano le decisioni, oppure dove si gestiscono, si acquisiscono e si scambiano delle informazioni, perché il rischio di caduta dell'integrità, come il rischio di corruzione, fa riferimento a decisioni, attività e gestione delle informazioni, no? Questo è abbastanza chiaro per tutti. Quindi lo stabilirsi di centri decisionali paralleli, il fatto che all'interno di questi centri, vengono attivati dei cosiddetti hub relazionali, che non sono altro dei soggetti o dei ruoli che in realtà mettono in connessione persone con persone, facilitano la risoluzione di determinate asimmetrie informative. In Italia si usa il termine faccendiere per questo, no? Quindi il rischio di caduta dell'integrità a livello di processi decisionali che poi daranno vita all'attuazione del PNRR e anche a livello di attuazione del PNRR sono molto elevati, anche semplicemente facendo una valutazione di base, insomma. Quindi io ho semplificato dicendo che i rischi di integrity failure, si dice così in inglese, li ho localizzati in alcune, no, in alcuni box particolari, come vedete qui. Per esempio, faccio un semplice esempio, ma giusto perché non abbiamo tanto tempo: l'unità per la razionalizzazione e miglioramento dell'efficacia delle regolazioni è una unità strategica che da una parte ovviamente potrebbe risolvere tanti problemi dal punto di vista della semplificazione, però sicuramente lì si scaricano dei rischi di caduta dell'integrità, perché sicuramente lì saranno esercitate pressioni da parte di interessi privati per semplificare ancora di più, per abbassare il livello dei controlli, no? E quindi bisogna stare attenti a questo, bisogna creare dei meccanismi di emersione e di contrasto, diciamo, e soprattutto meccanismi di trasparenza, diciamo così. Allora, l'armamentario che mette in campo OGP internazionale, che abbiamo già sperimentato anche nei nostri piani nazionali recenti, insomma, è molto variegato, cioè ci sono moltissime azioni che possono essere messe in campo su questo versante, no? E in questa slide io ve ne elenco alcune, no? Ne parleremo oggi, parleremo in particolare di quella verde, l'integrità dei decisori pubblici, perché faremo riferimento soprattutto alla trasparenza dei portatori di interessi, ne parleremo ampiamente, però anche per esempio la protezione dei segnalanti. Quindi sappiamo che in questa fase si sta per ultimare la trasposizione, la ricezione della direttiva europea sui whistleblower. Un altro tema interessantissimo è la trasparenza dei titolari effettivi, la beneficial ownership transparency, che anche questa in Italia è in via di definizione, il registro dei titolari effettivi presso la Camera di Commercio. E poi, diciamo, quelle azioni che sono un po' più note a chi
pratica UGP, che sono le azioni che riguardano la trasparenza della spesa e l'apertura dei contratti pubblici, cioè gli open data che ci permettano di operare un monitoraggio civico. Poi il recupero di beni di provenienza illecita e reimpiego sociale, che è il cosiddetto asset recovery, che in Italia è sicuramente un'azione molto, molto popolata, ma attenzione che a livello internazionale, ecco, forse la cosa più importante è che questa area di policy ha a che fare con il coordinamento delle politiche di prevenzione della corruzione, cioè tramite OGP, tramite il governo aperto, si può effettivamente provare a coordinare le politiche di prevenzione di corruzione all'interno di un paese, no? E soprattutto farlo a molti livelli, no? A livello della pubblica amministrazione, a livello dei privati, a livello delle organizzazioni della società civile. Quindi è un'occasione imperdibile per provare a coordinare, in ottica di attuazione del PNRR, le azioni. Allora, facendo veramente un esempio molto veloce, su cui poi ovviamente chiederò di intervenire i nostri relatori, sul tema dell'integrità dei decisori pubblici, noi abbiamo almeno 4 livelli di possibile intervento. Vedete che io ho separato i livelli come livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, perché sono dei livelli, come dire, strategici diversi, no? Abbiamo bisogno di una base, chiamiamola un'infrastruttura, diciamo, di lavoro. E per quanto riguarda l'integrità dei decisori pubblici, come, noi abbiamo bisogno di mettere in piedi un'anagrafe unica dei portatori di interessi. Questo è un tema molto, molto rilevante, anche perché, come dirà il dottor Petrillo dopo, siamo perennemente in discussione sull'adottare una nuova legge sui portatori di interessi. Però avere un'anagrafe unica dei portatori di interesse ci permetterebbe, questo in questo senso è un'infrastruttura abilitante, no? Ci permetterebbe di costruire poi degli strumenti di secondo livello, per esempio le agende pubbliche degli incontri tra portatori di interessi e decisori pubblici. Per esempio, questa attività qui è fondamentale per prevenire questa famosa, questa che io ho chiamato le immagini sfocate o i centri decisionali paralleli. Perché noi renderemo trasparenti le interazioni non solo dei politici, che ormai, diciamo, rispetto all'attuazione del PNRR hanno già avuto la loro parte. Noi abbiamo bisogno di rendere trasparente le interazioni a livello delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni locali, soprattutto per quanto riguarda i titolari degli uffici che gestiranno poi l'attuazione di questi progetti e la spesa di queste risorse. Noi abbiamo già delle esperienze molto importanti di gestione delle agende degli incontri. Per esempio, forse una delle migliori è quella del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi dobbiamo fare in modo che questa buona pratica venga estesa almeno alle amministrazioni centrali che attuano il PNRR, ma non solo, anche alle amministrazioni locali. Quindi bisognerebbe creare veramente una certa alleanza rispetto a questo. Oltre a questo, abbiamo a un altro livello, ma che si collega a questo, bisogna innalzare gli standard di integrità per i decisori pubblici e poi attraverso anche meccanismi di formazione, perché anche questo è una misura che noi andiamo a inserire proprio all'interno delle amministrazioni, perché è abbastanza, come dire, concreto il rischio che la trasparenza di per sé, essendo solo trasparenza, senza accountability, non abbia poi quel valore, come dire, fondante. Cioè, a volte, come dire, rendere trasparenti dei dati e delle informazioni non basta, c'è bisogno di accountability. Allora, il problema grosso di questi registri, quando vengono fatti per i membri del Parlamento, è che poi non fondano nessun procedimento sanzionatorio. Se un parlamentare in Italia incontra un soggetto all'esterno delle aule istituzionali in maniera poco, diciamo, poco trasparente, non è passibile di alcuna sanzione. Mentre invece noi abbiamo un potentissimo strumento che è la sanzione disciplinare in violazione del codice di comportamento, che a livello delle singole amministrazioni è già operante come misura del piano triennale di prevenzione della corruzione. Quindi, se noi inseriamo standard di comportamento
nuovi o più specifici rispetto, per esempio, alle transazioni relazionali tra i decisori pubblici e i portatori di interessi, ecco che quelli sono standard di comportamento immediatamente sanzionabili, perché entrano a far parte delle violazioni disciplinari. Mi rendo conto che è un po' tecnica questa cosa qui, ma è assolutamente centrale nel discorso che poi vorrei sviluppare insieme ai miei relatori. Quindi l'altro tema è la formazione all'integrità, perché mettere degli standard così non serve a niente, bisogna che questi standard vengano in qualche maniera da una parte trasferiti ai nostri dipendenti e soprattutto nella parte soprattutto dirigenziale, dall'altra parte dovrebbero essere, si dovrebbe comprendere il senso di questi standard, no? Perché spesso e volentieri io faccio formazione, diciamo, proprio su questo, si ha l'impressione che eseguire una regola, diciamo, in maniera un po' automatica non basti e non serva. Bisogna in qualche modo sfidare i nostri decisori pubblici a capire il senso di quella regola. L'ultima cosa rispetto a questo, in maniera molto veloce, sono le nuove sfide. Le nuove sfide sono riferite a fenomeni completamente, non sono nuovi questi fenomeni, ma per noi sono abbastanza sconosciuti. Per esempio il fenomeno del revolving door, no? Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sono, come vedete, formati nuovi meccanismi. A livello locale, per esempio, esisteranno delle unità di missione per amministrazione responsabile, che sono delle nuovi centri decisionali barra informativi, insomma. Ma ci sono anche moltissime nuove unità che si occupano di aiutare, unità di staff formate per lo più da soggetti prestati al pubblico, cioè soggetti esperti nel privato che operano nel privato e che vengono prestati al settore pubblico per un certo periodo di tempo, no? Sapete che soprattutto in fase pandemica è esplosa la questione delle task force, dei comitati scientifici, dei comitati tecnici. Io stesso faccio parte di una task force, io provengo dal privato, sono un operatore economico nel privato e sono in questo momento prestato al settore pubblico in qualità appunto di consulente di FP. Ecco, e ovviamente non c'è nulla di male, anzi c'è molto di bene in questa mobilità di expertise tra privato e pubblico, però bisogna interrogarsi se questo non innesca alcuni rischi di soprattutto legati alle simmetrie informative, alle simmetrie relazionali che in qualche modo permettano di generare un vantaggio competitivo nei confronti di soggetti privati. E dall'altra parte si potrebbe, attraverso posizionamento di persone, diciamo, di persone particolari all'interno di task force, si potrebbe in qualche modo orientare le decisioni a favore di gruppi di interesse rispetto che ad altri. Insomma, a livello internazionale si sta discutendo di come le lobby stanno evolvendo oltre a fare pressioni, esercitare pressioni nei confronti dei decisori pubblici, tentano di inserire propri soggetti all'interno di task force, comitati scientifici, perché è un sistema molto più, come dire, facile e efficace di orientare le decisioni verso i propri interessi. Insomma, e di questo noi dobbiamo ovviamente imparare a gestire queste situazioni. Non che non si debbano fare, ma bisogna inserire dei meccanismi di regolamentazione. Ora, rispetto a questo, noi abbiamo già uno strumento potentissimo, un'infrastruttura su cui ci possiamo assolutamente fondare, che è il piano triennale di prevenzione della corruzione. Ogni amministrazione centrale e periferica deve promuovere un piano anticorruzione. Sarebbe molto interessante un'azione comune di mappatura di questi processi che si stanno in questo momento disegnando, ma che poi nella realtà non sappiamo. Ogni amministrazione probabilmente li metterà in piedi in maniera simile, ma anche un po' diversa. Allora, la mappatura di questi nuovi processi sarebbe un lavoro molto importante da fare l'anno prossimo, entro il 2022. Una volta mappati questi processi si vengono identificati i rischi di caduta dell'integrità. Ovviamente i rischi di caduta dell'integrità sono un po' diversi dai rischi di corruzione, sono un pochino più ampi e sono riferiti soprattutto alle dinamiche tra interessi. Quindi bisogna fare una piccola evoluzione, una piccola grande evoluzione verso
la definizione di nuovi meccanismi di identificazione del rischio, evidentemente. Però sarebbe molto interessante che almeno le amministrazioni centrali, noi sappiamo che alcune amministrazioni già ci stanno pensando, l'anno prossimo lo dedichino un pochino a mappare questi processi in fase di attuazione o diretta o indiretta dei fondi del PNRR per identificare i rischi e poi per inserire delle misure che sono assolutamente in linea con queste che diciamo adesso, cioè obblighi di pubblicazione delle agende degli incontri, standard di integrità rafforzati e regolamentazione per il revolving door e il conflitto di interessi. Adesso io a me interessa moltissimo che su questo tema ci riflettiamo insieme anche con il dottor Petrillo e Federico e Angelè e anche la dottoressa Valli. Quindi il primo giro io lo dedicherei a questo, a un commento un pochino su... Io vi lascio magari, non so se vi potrebbe essere comodo, vi lascio una slide, soprattutto adesso al dottor Petrillo, chiamo in causa il dottor Petrillo perché vorrei che lui, come dire, si agganciasse e facesse un pochino il secondo passo rispetto a questo, cioè come possiamo inserire i meccanismi di trasparenza dei portatori di interesse, no? In maniera molto operativa e concreta all'interno della governance del PNRR. Non so se ci sente il dottor Petrillo. Sì, sì, sono... Ecco. Salve, intanto la saluto perché non ho avuto occasione di salutarla prima, che era rimasto impantanato nella... Grazie. Allora, grazie per la parola, grazie per l'invito, grazie a Formez per il coinvolgimento e soprattutto per l'organizzazione di questo ciclo di seminari che mi sembrano quanto mai utili anche visti a distanza. Una piccola precisazione rispetto a quello che diceva la dottoressa Bellotti, io non rappresento l'Università degli Studi di Roma Unità di Massa Sapienza, io sono un professore ordinario di ruolo nell'università, quindi non sono un rappresentante dell'università, ma sono un accademico che ormai da 12 anni insegna teorie e tecniche del lobbying alla Luis Guido Carli e quindi la mia è una funzione non di rappresentanza di un'università che forse non avrebbe senso, ma quello di punto di vista di un docente universitario che ormai da 20 anni si occupa di questi temi come se fosse il tema più rilevante. Per me lo è, ma non è così per tutti. Esatto. Per inquadrare il fenomeno, mi si consenta di dire due o tre cose. Prima, perché diciamo, i punti che vorrei trattare sono essenzialmente tre. Il primo, molto velocemente, di che stiamo parlando quando parliamo di gruppi di pressione, perché forse non a tutti è chiaro, soprattutto dopo che giornali parlano in maniera inappropriata di questo termine lobby, definendo ad esempio di recente tentativi di corruzione di soggetti politici come lobby nera, ma lì non c'entra nulla la lobby. Poi un secondo punto, capire perché è così fondamentale intervenire in questa fase in cui stiamo esaminando il PNRR, ma in generale perché è così fondamentale intervenire con delle disposizioni per definire la partecipazione dei gruppi di pressione al processo decisionale, in terzo luogo cercare di capire come questo è stato fatto e come dovrebbe e si potrebbe fare anche in ciascuna delle amministrazioni, anche territoriali, in cui magari alcuni sono collegati oggi o si collegheranno dopo con noi. Allora, il primo punto, chiariamoci. I gruppi di pressione sono un elemento indefettibile del sistema democratico. Non si può prescindere dai gruppi di pressione per costruire in maniera efficace una decisione pubblica. Il nostro ordinamento li contempla, la Costituzione riconosce un vero e proprio diritto dei lobbisti a partecipare al processo decisionale, come ha detto più volte la Corte Costituzionale. L'attività di lobbying è l'esercizio di un diritto costituzionale. Quindi mettiamoci l'anima in pace, i gruppi di pressione sono elemento essenziale del sistema democratico. Il punto qual è? Il punto sono, come veniva detto prima efficacemente dal dottor Di Rienzo, sono le regole che servono per assicurare che questa attività, l'attività lobbistica, sia svolta in modo corretto e soprattutto secondo disposizioni che assicurino la trasparenza del processo decisionale. In fondo tutti i diritti, tutte le libertà previste dalla Costituzione
sono efficaci, sono diciamo effettive se esiste un insieme di norme che fanno in modo che l'esercizio di quei diritti e di quelle libertà non vada a colpire altri diritti ed altre libertà. Da qui l'esigenza dunque che vi siano delle disposizioni che assicurino la trasparenza dell'attività lobbistica. Gruppi di pressione dunque sono dei gruppi di interesse, dei gruppi di soggetti che hanno lo stesso interesse, che si pongono l'obiettivo di influenzare il decisore pubblico o i decisori pubblici al fine di ottenere un vantaggio o evitare uno svantaggio. Questa attività, appunto, l'attività lobbistica, è un'attività presente in tutti i sistemi democratici e assolutamente legittima. Va regolata. Come fare? E perché farlo e come farlo? Io qui mi permetto di riprendere una serie di considerazioni che ho ampiamente esaminato in un volume, in un vero e proprio manuale di lobbying, il cui titolo è Teorie e tecniche del lobbying, edito dalla casa editrice Il Mulino. In questo manuale, in questo libro di Teorie e tecniche del lobbying, esamino in maniera più dettagliata quello che ora mi limito appena ad accennare. Allora, secondo punto, perché è essenziale intervenire su questo tema? In primo luogo è essenziale per la pubblica amministrazione. Qui forse non lo abbiamo ancora compreso e pensiamo che intervenire su questo tema faciliti le lobby. In realtà intervenire su questo tema mette in sicurezza la pubblica amministrazione, mette in sicurezza i dipendenti pubblici, i decisori pubblici. Questo per due motivi. In primo luogo per quello che veniva detto dal dottor Di Rienzo prima, cioè il rischio integrità o quella che noi chiamiamo il rischio connesso alla cattura del regolatore. Cioè, in altri termini, al fine di assicurare l'integrità del decisore pubblico, il quale assume una decisione nell'interesse generale, è essenziale che ci siano delle disposizioni che rendano trasparente il fenomeno lobbistico. C'è poi un secondo punto. Cioè, nell'ordinamento italiano il fenomeno lobbistico è stato fino ad ora disciplinato esclusivamente in termini negativi. Semplifico, l'unica vera norma che riguarda il lobbying a livello nazionale inserita in una legge è una norma inserita nel codice penale che va a punire il cosiddetto traffico illecito di influenze. Dunque è un reato, il traffico illecito di influenze. Una fattispecie questa inserita nel 2012 e poi modificata nel 2019, rendendola ulteriormente più confusa. È una fattispecie questa decisamente di dubbia portata, che però viene utilizzata moltissimo dalla magistratura inquirente per indagare pubblici funzionari, accusati di avere in qualche modo favorito determinati interessi rispetto ad altri. Poi, nella fase, diciamo, giudicante, tutto 9 volte su 10 questa fattispecie poi non ha alcun seguito, non ha alcun riscontro, abbiamo pochissime condanne rispetto al numero di imputazioni, ma perché è una fattispecie scritta talmente male che è difficile, diciamo, renderla applicabile. Però c'è. Allora, l'esigenza di intervenire su questo tema, di definire delle regole di dialogo tra portatore di interesse privato e decisore pubblico, serve in primo luogo al decisore pubblico, anche per impedire che, diciamo, nell'esercizio delle proprie funzioni un decisore pubblico venga poi accusato di traffico illecito di influenze o di altre fattispecie penali, il che il rischio c'è, visto che noi oggi non abbiamo un sistema di regole che relazioni il lobbista al decisore pubblico. C'è poi un ulteriore elemento, cioè regolare il flusso di informazioni che dal lobbista arriva al decisore pubblico, e significa sostanzialmente migliorare la qualità della decisione pubblica, significa migliorare la qualità del processo decisionale. Allora, implica questo intervento, significa in qualche modo consentire al decisore pubblico di avere informazioni dettagliate utili per decidere.
Terzo e ultimo punto di questo intervento. Come si può intervenire su questo fronte? Allora, qui abbiamo un primo dato, se volete un dato comparato. Se volete un dato comparato. Il primo dato è come hanno fatto all'estero. All'estero sono intervenuti. Sono intervenuti in vari modi. Essenzialmente possiamo individuare due istituti. Un primo istituto è un sistema di registri, veniva citato prima. Un sistema di registri che rende pubblico sia il decisore pubblico, sia il portatore di interessi privati. Ci sono cioè registri che impongono al decisore pubblico di far conoscere non solo quello che è, diciamo, l'interesse economico, il patrimonio del decisore pubblico, come avviene anche da noi, ma di far conoscere e rendere pubblico tutte quelle informazioni, tutti quegli interessi, anche chiaramente non economici, che lo riguardano. Perché è evidente che un decisore pubblico che è un melomane sarà ben disposto rispetto a determinati temi, oppure un decisore pubblico che presiede un'associazione ambientalista sarà ben disposto verso determinati soggetti. All'estero si rende pubblico tutto questo, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, a livello di Unione Europea. Poi ci sono i registri che riguardano i portatori di interessi, cioè noi possiamo sapere che volto hanno i lobbisti in tutti i paesi dell'Unione Europea, dalla Francia alla Germania, dall'Austria alla Gran Bretagna, dall'Irlanda alla Spagna, lo sappiamo in Australia, in Canada, in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti, lo sappiamo in alcuni paesi latinoamericani, in alcuni paesi della cosiddetta Europa dell'Est, lo sappiamo, in Italia non lo sappiamo perché manca un registro dei portatori di interesse. E poi ci sono una serie di divieti che impediscono ai portatori di interesse di porre in essere una serie di attività, ma anche una serie di diritti, cioè delle vere e proprie corsie preferenziali che consentono ai portatori di interessi iscritti nei registri di contribuire in maniera significativa al processo decisionale. Che cosa è stato fatto in Italia? In Italia manca una regolamentazione organica del fenomeno lobbistico, manca e mancherà, io sono, diciamo, pessimista che si arrivi ad una legge in tempi brevi, e forse non serve neanche, oggi arrivo a questa conclusione, lo spiegherò meglio tra poco. Abbiamo però, nell'assenza di una legislazione organica, abbiamo una marea di norme che sono intervenute in maniera disorganica e estemporanea a disciplinare il fenomeno. Il Ministero dell'Agricoltura già nel 2012 aveva istituito il registro dei portatori di interessi, registro che tuttora esiste, è stato il primo caso di un ministero che ha introdotto un registro tale per cui chi vuole fare lobby presso il Ministero delle Politiche Agricole è tenuto a iscriversi in quel registro. Il registro è stato istituito durante il governo Monti con il ministro Catania, ha avuto fu abrogato sostanzialmente dal ministro successivo, poi il ministro Martina nel governo Renzi lo ripristinò, e oggi c'è tuttora, anche se nessuno ne ha particolari notizie. Qualcosa di simile è stato introdotto poi dal Ministero dello Sviluppo Economico, veniva ricordato prima. Io non credo che sia una best practice, perché è un registro, questo dei lobbisti, che ha molte criticità a partire dalla sua concreta applicazione, mi risulta che oggi non goda di buona salute. Poi c'è stato il vice ministro alle infrastrutture che non ha introdotto un registro dei lobbisti, ma ha disciplinato qualcosa di diverso, cioè è intervenuto per istituire un registro degli incontri che lui aveva con i portatori di interesse. Poi è intervenuto anche il ministro della funzione pubblica, l'allora ministro Badia, istituendo un registro degli incontri, e recentemente, durante il governo Conte 1,
è intervenuto il ministro dell'Ambiente Costa, che ha istituito non un registro dei lobbisti, ma l'obbligo di tenere un'agenda dettagliata degli incontri tra i decisori pubblici e i lobbisti presso il Ministero dell'Ambiente. Questa forse è un'esperienza interessante se si considera che è stata inserita anche nel codice di condotta del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'Ambiente, per cui nel codice di condotta di quel personale si trova oggi tale obbligo. Ministero dell'Ambiente, non Ministero dello Sviluppo Economico, nel Ministero dell'Ambiente è nel codice di condotta. Va purtroppo registrato come l'autorità garante della privacy sia intervenuta a bloccare questo registro, perché l'autorità garante in una prima istruttoria che ancora non si è conclusa ritiene che pubblicare gli incontri tra i decisori pubblici e i portatori di interessi rischia di minare la privacy del decisore pubblico. Decisione questa assurda sulla quale ho avuto modo di scrivere, decisione assurda se si considera che il decisore pubblico nell'esercizio delle sue funzioni dovrebbe essere trasparente per definizione. Non c'è privacy che regga, però evidentemente per l'autorità della privacy invece il decisore pubblico deve rimanere nell'oscuro quando assume le sue decisioni. Che cosa fare? E finisco. Che cosa si può fare? Allora, proprio per evitare che nei gangli della PNRR, della costruzione e soprattutto, come veniva detto efficacemente, dell'implementazione e dell'attuazione del PNRR, dal livello locale al livello più rilevante nazionale, si inseriscano interessi privati, e questo avvenga in modo oscuro, perché ripeto, il problema non è che gli interessi privati intervengano nel processo decisionale, questo è assolutamente naturale, essenziale alla stessa democrazia. Il problema è che tutto avvenga nella più totale oscurità e quindi che ci sia l'impossibilità per il decisore l'impossibilità che ci sia per il cittadino in primo luogo di poter capire il flusso della decisione. Allora, che cosa si può fare? Certamente le amministrazioni, a partire da quelle citate nel diagramma di flusso che abbiamo visto prima, possono con un proprio atto istituire un registro degli incontri che hanno i responsabili di queste attività con i portatori di interessi. E questo lo possono fare anche nell'assenza di un'anagrafe dei portatori di interessi. Mi piace la parola anagrafe, io sono contrario agli albi, sono contrario, diciamo, riconoscimenti professionali che possono ingessare questa attività, però nell'assenza di un albo ciò non toglie, di un'anagrafe, ciò non toglie che si possa intervenire registrando gli incontri, perché non c'è nulla di male. E ripeto, è una forma di tutela del decisore pubblico innanzitutto. Poi c'è un secondo tema, quella che gli americani e gli europei chiamano legislative footprint, cioè e che loro la richiamano con riferimento alle leggi, ma noi la potremmo richiamare qui con riferimento a tutti gli atti emanati per dare attuazione al PNRR. Cioè non c'è nulla di male che questi atti diano conto nelle premesse delle interlocuzioni avute con i privati, cioè un'impronta della partecipazione dei lobbisti al processo decisionale. Questo già sarebbe possibile a normativa vigente e renderebbe ulteriormente trasparente il meccanismo decisionale. Ripeto, è un'ulteriore forma di tutela del decisore, per cui il decisore non si deve spaventare rispetto a questo, ma anzi deve pensare che sono modalità che gli consentano di evitare, diciamo, di abbassare i rischi derivanti dalla norma penale, ma anche di rendere più integra la propria funzione istituzionale. Grazie, ho concluso. Grazie, dottor Petrillo, per il suo intervento, ma intanto io la tengo, diciamo. Allora, c'è una segnalazione da parte di un nostro partecipante, vorrebbe avere i riferimenti del provvedimento, lo sciagurato, tra virgolette, provvedimento, no, diciamo così, siamo rispettosissimi, avrà avuto i suoi motivi. Anche noi abbiamo scritto, io ho scritto personalmente una nota un po' critica su quella roba lì. Secondo me il decisore pubblico dovrebbe essere al di fuori della privacy, cioè una volta che uno entra è soggetto a una delega pubblica, non ci può essere una privacy, tra l'altro in un'ottica quasi, insomma, antica, insomma, non volteriana, insomma, diremmo così. Chiamo in causa la dottoressa Laura Valli, anche un po' per espandere questo discorso che stiamo facendo anche su altri strumenti e
opzioni di policy, no? Perché abbiamo in questo momento parlato con il dottor Petrillo della trasparenza dei portatori di interessi, su cui mi piacerebbe molto anche il suo punto di vista. E guardi, al di là del suo ruolo in ANAC, a me interessa molto la sua competenza, insomma, la sua expertise su questa materia qui. E poi allargherei anche il campo, per esempio, alle nuove misure sul whistleblowing, che anche quelle avranno un impatto sull'attuazione del PNRR, speriamo, e come potrebbero avere un impatto, e anche quella che viene insomma, rappresentata giustamente come un'ottima esperienza in atto di rilascio di dati aperti, che è la banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, che è veramente una pratica molto molto interessante, che abbiamo avuto l'opportunità pochi giorni fa anche di vedere, insomma, insieme al dottor Sellitto, che mi sembra Sellitto, giusto, dottoressa? Che è il, diciamo, il titolare, almeno dal punto di vista, come dire, sa tutto su quella cosa. Allora, le lascio la parola, chiaramente abbiamo 15 minuti, perché poi c'è anche Federico che potrebbe, insomma, che deve dare il suo contributo, quindi prego, dottoressa. Sì, vi ringrazio tantissimo di avermi invitato a questo webinar, trovo che i temi siano interessantissimi e davvero di grandissimo rilievo al momento. Ho trovato interessantissima la relazione che mi ha preceduto, perché non mi mancava davvero una esposizione sul tema lobbying così precisa, dettagliata e informata, e quindi ringrazio moltissimo il professor Petrillo. Naturalmente su questo ci sono stati, recentemente c'è stata un'audizione del presidente di ANAC proprio sulle proposte di legge che ci sono al momento in Parlamento sulle lobbying. E le cose che mi sembravano più interessanti erano soprattutto la possibilità dell'adozione di questo codice deontologico dei rappresentanti di interessi particolari da parte del soggetto cui è attribuito il compito di controllo dell'attività di rappresentanza di interessi, e la proposta era quella che questo soggetto potesse essere ANAC nella sua funzione appunto regolatrice e vigilanza anche che ha nel campo dell'anticorruzione italiana, quindi il tema è assolutamente interessante. Volevo poi dire due cose prima di parlare di whistleblowing, in particolare un pochino sul ruolo di ANAC in questo momento e sul ruolo che possibilmente potrebbe e dovrebbe avere appunto nell'attuazione di questo piano. Quando si parla di anticorruzione, passaggio da anticorruzione a integrità, si diceva prima, perché è importante? Perché mentre di anticorruzione, quando si parla di corruzione si intende normalmente appunto ciò che attiene al reato o ai reati contro la pubblica amministrazione, storicamente, cioè è quello che anche se si chiede l'opinione dei nostri, normalmente delle persone su che cos'è corruzione, quello che si legge sui giornali, il passaggio di mazzette, eccetera. Da questo a parlare di, come siamo oggi, a parlare di invece integrità, il fatto che ci siamo arrivati e che capiamo che invece il problema è un problema molto più grande di quello esclusivamente penale, anzi che quello penale è la punta di un iceberg, è perché c'è stato tutto questo lavoro negli ultimi, diciamo, pure 20, forse anche 30 anni, che non è stato un lavoro facile, che ce lo dimentichiamo, che è stato fatto tantissimo a livello internazionale, naturalmente, da organizzazioni internazionali, che è stato fatto tantissimo dalla società civile, dalle organizzazioni della società civile, e anche che poi si è riflettuto, a volte un po' forzatamente, diciamo, però anche nel linguaggio e nella consapevolezza dei nostri governanti quando parlano di anticorruzione o agiscono a livello legislativo su questo. È un grande passo avanti, secondo me, ancora risente del fatto che è esterno in qualche modo alla nostra cultura, in parte esterno alla nostra cultura, parliamo sempre con i termini inglesi quando parliamo di anticorruzione, parliamo di governance, di accountability, di whistleblowing e chi più che ne ha, integrity, ne abbiamo tanti di questi termini, dobbiamo cercare di tradurre in italiano, ma in tutti i sensi.
accountability è un tale importante concetto, ed è vero che il termine responsabilità di chi ci governa rispetto ai governati è una traduzione un po' più lunga, però vale la pena forse a volte introdurla per far capire davvero l'importanza di tutto questo. Volevo anche dire che ANAC in questo processo di passaggio, se vogliamo, da anticorruzione a integrità ha avuto un ruolo essenziale, perché già dalla legge anticorruzione del 2012, quando si parla appunto dei poteri di ANAC e del fatto che ci sia un'autorità di prevenzione della corruzione in Italia, perché ancora una volta si implementa una convenzione internazionale, che è quella delle Nazioni Unite sulla corruzione, quindi tutto viene da là, però ora abbiamo dal 2012 questa autorità. L'autorità è investita non soltanto di problemi relativi, anzi non è investita proprio della repressione della corruzione, non ha a che fare con i reati di corruzione, ma ha a che fare con la prevenzione. Ora, anche questo è un grande. Che cos'è quindi la prevenzione della corruzione? Ha a che fare con che cosa è la corruzione, ovviamente, e quindi la maladministration, l'abuso, come dice l'OECD, giustamente riportata la definizione, l'abuso in generale del potere pubblico per fini privati. Quindi questo porta anche tutto il problema culturale che c'è sotto, la consapevolezza di che cosa significa avere un potere pubblico e di come lo si usa, non come privilegio, ma come servizio, detto in poche parole, e che ha, come si diceva prima, delle restrizioni, dei compiti e delle limitazioni anche alla propria libertà, in qualche senso, il fatto che una persona agisce nell'interesse pubblico, perché deve essere consapevole continuamente di questa sua funzione, di questo suo servizio alla comunità. Questo è un altro, se non parliamo di questo è inutile parlare di corruzione, secondo me, se non teniamo conto di tutto questo aspetto. E quindi tutto questo, come dire, siamo avanti, abbiamo fatto tanto lavoro. Dove vedo la parte del whistleblowing in questo, ovviamente, che è un po' il mio tema del cuore, dicevo l'altro giorno agli organizzatori di questo webinar, la vedo a proposito di portare alla luce i fatti di corruzione e di malversazione e di abuso del proprio potere per fini privati, che molte volte, anzi al 90%, al 99%, è un fatto che resta segreto, come sappiamo, perché nessuno dei due, come dire, partecipanti all'attività corruttiva ha interesse a portare alla luce il fatto di corruzione. Questo vale anche non per i reati ancora, ma anche per tutte le altre, diciamo, illeciti amministrativi. Quindi questa è la funzione del whistleblower. Noi proteggiamo i whistleblowers perché parlano, portano alla luce fatti di interesse pubblico a cui la comunità è interessata e che normalmente resterebbero, se non fosse per loro, resterebbero nell'oscurità. Lo so che non è un semplice concetto, è semplice dirlo, ma è molto difficile nella pratica applicare i principi, anche questi vengono da fuori naturalmente, in tema di whistleblowing. L'Italia è un paese molto molto avanzato a questo punto di vista. La legge 179 del 2017 è una legge di avanzata protezione del whistleblower. E quando dico avanzata, confronto con altre legislazioni europee, e posso dirvi che in termini di protezione, di previsione dei canali, di obblighi delle pubbliche amministrazioni, ancora non dei privati, ma questo arriverà, come sapete, tra poco, di stabilire canali attraverso i quali questo possono segnalare illeciti, e di stabilire soprattutto forme di protezione da atti ritorsivi. Tutta questa legge è, i principi sono già tutti in questa legge. A questo ha fatto poi, in parallelo,
l'attività di ANAC ha portato un grandissimo arricchimento, perché ANAC è poi l'ente diciamo centrale a cui i whistleblowers possono fare riferimento in termini di segnalazioni. Quindi ANAC, nella sua competenza in termini di regolamentazione, oltre che di vigilanza e di sanzioni, ha fatto linee guida sia nel 2015 che più recentemente, per ancora applicare di più, portare più nel concreto questa che è la protezione in termini normativi a un livello più, come dire, giorno per giorno, chi deve gestire le pratiche di whistleblowers, che cosa deve affrontare. Quindi questa è una grandissima opera. Come dico sempre, c'è chi parla di whistleblowing a livello generale, come teoria, e chi ne parla come, altra parola inglese, practitioners, cioè le persone che davvero lavorano con i whistleblowers, come le persone dell'ufficio di ANAC che ogni giorno fanno le pratiche di whistleblowers, o le organizzazioni non governative che operano in termini di supporto ai whistleblowers e di informazioni ai whistleblowers di cosa, di quella che è, chi non l'ha, la normativa e la vicenda. Bene, questi sono i practitioners a cui veramente dobbiamo dare ascolto quando parliamo di whistleblowing. In termini di prospettive future, come era stato accennato, noi c'è stata una direttiva nel 2019 molto importante, una direttiva europea sulla protezione delle persone che segnalano illeciti. Questa direttiva come dire, innalza la protezione ai whistleblowers notevolmente sotto una serie di punti di vista. Sono poi felice, se volete, di entrare nel merito, ma con tutte cose che si possono trovare poi forse anche su internet. Questa direttiva deve essere trasposta nei paesi membri entro il dicembre di quest'anno. L'Italia ha già fatto un lavoro in questo senso. In questo momento non so bene a che punto è il provvedimento legislativo, la bozza del provvedimento legislativo che è stata preparata, ma anche questa è stato un lavoro di grande cooperazione e coordinamento tra i vari ministeri, tra le varie istituzioni italiane implicate, e che ha portato davvero all'emersione un pochino delle best practices, altro terribile, altra parola che non dovrei usare, ma un livello di protezione buona anche in termini di trasposizione della direttiva. E quindi sono a disposizione per questo. Altre due parole, se vogliamo approfondire, altre due parole sul ruolo di ANAC nei prossimi mesi all'interno dei provvedimenti legislativi che vediamo ogni giorno, e in tutta questa gestione del PNRR. Io volevo riaffermare l'importanza di ANAC e l'unicità di ANAC, che sta nel fatto che si occupa di anticorruzione e di contratti pubblici allo stesso tempo. Questa è una unicità nel panorama mondiale, è un'unicità che molti altri governi sono interessati, e alcuni l'hanno già fatto, a recepire. E perché è unica e perché è estremamente efficace, è in astratto, è l'idea che tutta l'anticorruzione, compresa la vigilanza sui contratti pubblici, stia sotto una unica autorità. Questa era l'idea della legge Severino, e devo dire che ha avuto i suoi frutti. In questo senso, la partecipazione alla, come vedo io, alla implementazione di questo piano sarà per ANAC tutto quello che stiamo già facendo, che abbiamo continuato a fare anche durante la pandemia, nel senso di sostegno alle amministrazioni nel lavoro che fanno, nel disegno dei piani triennali, sostegno agli RPCT, che sono i grandi portatori sulle spalle della strategia anticorruzione italiana, e quindi stiamo lavorando con loro alacremente per chiarificarne il ruolo, ma soprattutto per trovare forme di sostegno più precise, e soprattutto la banca dati sui contratti pubblici, che è il grande strumento che è stato già riconosciuto nell'ambito
di questo programma nazionale come lo strumento numero uno di informatizzazione e quindi trasparenza di tutti i contratti pubblici, e l'altro è il portale trasparenza, e all'altro grande progetto che implica ANAC all'interno di questo piano PNRR. Quindi per ora mi fermo qui e naturalmente sono disponibile ad approfondire questi. Assolutamente, grazie dottoressa, anche perché poi sarebbe interessante magari nello sviluppo delle nostre discussioni e soprattutto le discussioni insieme alle organizzazioni della società civile, capire dove andare a posizionare questi strumenti all'interno poi dell'attuazione del PNRR, ad esempio su whistleblowing si potrebbe pensare, ma lo dico in maniera molto vaga, insomma, a delle clausole contrattuali con gli esecutori in cui almeno si riconosca un'informazione sui canali o si mettano in collegamento i canali che poi saranno per i privati obbligatori, sappiamo che la legge prescriverà questo, con i canali magari di ANAC o altri canali di amministrazione, cioè fare un circuito virtuoso in cui ognuno può segnalare al livello che vuole, perché il problema del whistleblowing è proprio questo, cioè nel senso che bisogna segnalare a vari livelli, o si ha l'opportunità di segnalare a vari livelli, però poi bisogna anche non solo avere delle piattaforme, ma anche avere un po' l'idea di cosa segnalare e a chi segnalare, insomma, poi il problema è anche quello. Quindi c'è tanto da fare in ottica di coordinamento delle risorse, soprattutto tra la società civile e le amministrazioni, no? Che poi gestiscono questi canali. E a proposito di organizzazione della società civile, vedo che si è manifestato il nostro amico Federico Angheré di Good Lobby, su cui ovviamente noi puntiamo molto per il doppio discorso, cioè da una parte appunto il tema tecnico non solo del registro dei portatori di interesse, ma in generale della trasparenza, del lobbying, che non è solo il lobbying cattivo, come diceva il dottor Pedrillo, esiste, cioè noi investiamo in queste attività proprio perché crediamo che il lobbying sia l'alter ego della partecipazione, cioè sia molto legata alla partecipazione, quindi la rappresentanza di interessi, perché ci sono interessi che devono essere rappresentati soprattutto, no? Non Federico. E poi dall'altra parte magari se ci dai qualche indicazione su come le organizzazioni possono supportare le amministrazioni proprio in chiave PNRR, cioè proprio come entrare dentro al PNRR cercando di trovare efficaci strumenti di controllo, di monitoraggio, ma anche di assistenza, perché non è solo controllare dall'esterno, no Federico? Credo sia molto di più. Prego Federico. Grazie Massimo, grazie a tutti e a tutte. Io mi sento un po' diviso perché noi ci siamo occupati tanto di whistleblowing, quindi tra l'intervento della dottoressa Valli che saluto e ringrazio, e proprio adesso abbiamo ancora in corso una campagna per fare in modo che l'Italia approvi al meglio recepisca al meglio la direttiva europea, e dall'altra parte, come segnala il nome stesso dell'organizzazione che dirigo in Italia, The Good Lobby, ci occupiamo del tema della regolamentazione del lobbying nell'ottica che stavi proprio dicendo tu, Massimo, quindi nell'ottica del lobbying come strumento di partecipazione. Ma permettimi di dire che proprio perché il lobbying ha quest'aura così sulfurea, benché, come diceva già l'amico il professor Pedrillo, sia un requisito fondamentale della democrazia, il fatto che gli interessi abbiano la possibilità di interagire con il decisore pubblico, di informare. E pensiamo che la richiesta della società civile sia appunto di regolamentare non il lobbying ma le decisioni pubbliche. Ecco, concentriamoci sulle decisioni pubbliche, sulle scelte che il decisore appunto ai vari livelli naturalmente compie. Ed è proprio per questo che The Good Lobby, assieme ad altre 30 organizzazioni della società civile, ha lanciato una campagna che si chiama Lobbying for Change per chiedere una regolamentazione, ripeto, delle decisioni pubbliche. Nell'ottica dell'ottenimento almeno di tre, del riconoscimento di tre principi fondamentali.
Il primo è quello della trasparenza, il secondo è quello dell'inclusività e il terzo è, se vogliamo, della razionalità normativa. Prima accennava il professor Petrillo al fatto che nell'assenza di una regola comune, di una cornice comune, molte amministrazioni hanno provveduto, anche in buona volontà naturalmente, a darsi, a dotarsi di regole, ma queste regole spesso diverse possono essere per i portatori di interessi un problema. Torniamo appunto indietro, dicevamo regolamentazione delle decisioni pubbliche nell'ottica della partecipazione. Perché è importante appunto che organizzazioni della società civile, rappresentative di sigle, ma soprattutto di interessi molto diverse, si siano coalizzate per chiedere una regolamentazione del lobbying e quindi delle decisioni pubbliche? Proprio perché noi, assieme a, cito solo alcuni, Transparency International, ma anche Slow Food, che non si occupa di integrità e di trasparenza, ma anche Greenpeace, che si occupa di altri temi, ma anche organizzazioni come l'IPU, che si occupa dei diritti degli animali, abbiamo tutti bisogno di interagire con il decisore pubblico, proprio nell'ottica che si diceva prima, cioè la decisione pubblica è cruciale, gli interessi che debbono appunto interagire col decisore pubblico sono diversi, molteplici. Che cosa noi spesso, quali sono i problemi che noi spesso riscontriamo e abbiamo? La difficoltà ad essere informati laddove il decisore pubblico ai vari livelli decisionali decide di scegliere di regolamentare, di lanciare di abbozzare un nuovo provvedimento normativo. Noi spesso non veniamo informati, non lo sappiamo, e quindi passiamo appunto da quella che si considera la simmetria informativa. Questo è un problema fondamentale, il fatto appunto che ci sono alcuni soggetti che magari non per competenze, ma per relazioni che vantano col decisore pubblico, sono informati nel momento in cui un decisore pubblico sceglie di appunto normare un tema, di normare un comparto. Ebbene, quindi questo è il primo aspetto. Partendo dal presupposto che come cittadini, appunto, ed è per questo che io insisto sulle decisioni pubbliche e non sul lobbying come oggetto, noi dovremmo avere interessi a far sì che il decisore pubblico abbia a disposizione tutte le informazioni, tutti i dati, tutti i punti di vista che gli permettano di prendere la decisione migliore. Cito un caso, stiamo parlando di PNRR, è molto concreto, ma direi che dia la dimensione. Noi abbiamo compiuto di recente un'analisi, credo la prima in Italia, puntuale, sulle audizioni parlamentari. Partendo dal presupposto che le audizioni parlamentari sono uno strumento appunto fondamentale di interazione tra il Parlamento, la Camera e il Senato e i portatori di interessi. Abbiamo poi nello specifico appunto preso questa legislatura, ma per solo tra l'altro sulla Camera, e poi preso nello specifico il periodo in cui alla Camera si è dibattuto di PNRR, abbiamo visto che alcune commissioni non hanno mai audito la società civile. Faccio un esempio molto concreto: la commissione trasporti non ha mai audito le associazioni degli utenti e dei consumatori. Ora, mi verrebbe da dire, come cittadino, non avremmo tutti interessi che l'associazione dei consumatori, l'associazione degli utenti, quindi di coloro che rappresentano noi quando prendiamo il treno, quando prendiamo la metropolitana, quando prendiamo l'aereo, abbiano la possibilità di dire perché, che ne so, certe tariffe sono sbagliate, perché sarebbe meglio orientare i fondi in una direzione piuttosto che l'altra? E non ne facciamo appunto una questione di non vogliamo che
le associazioni degli autotrasportatori vengano ascoltati. Non è questo, lo diceva già il professor Petrillo, gli interessi sono molteplici. La questione è che, proprio perché gli interessi sono molteplici, tutti gli interessi dovrebbero essere messi nelle condizioni di potersi rapportare con il decisore pubblico. Ed è per questo che una regolamentazione delle decisioni pubbliche dovrebbe in prima battuta cercare di superare questo enorme problema, appunto, della simmetria informativa, per cui chi ad oggi vanta delle relazioni più strette col portatore, col decisore pubblico, ha la possibilità di interagire, quindi di influenzare, di portare il proprio punto di vista, e tutti gli altri soggetti, in particolar modo noi che siamo portatori di interessi generali, ma che non abbiamo problemi appunto a dire che siamo portatori di interessi, non crediamo che sia un insulto dire che siamo portatori di interessi, tutt'altro, fa parte appunto delle regole base della democrazia. Ma per poter portare il nostro punto di vista informato, il nostro punto di vista, dobbiamo sapere quando i provvedimenti vengono varati, quando si pensa di varare questi provvedimenti. E quindi anche appunto per rifarsi a quello che già diceva il professor Petrillo, consideriamo cruciale avere degli strumenti che permettano di interagire più facilmente col decisore pubblico, di essere laddove appunto magari ci si registra, essere prontamente informati, ricevere degli alert, avere da parte del decisore pubblico una mappatura, quali sono gli stakeholder che di questo tema si occupano, e quindi essere prontamente appunto consultati, mi verrebbe da dire, ma da una parte consultati o dall'altra parte avere la possibilità da parte nostra appunto di informare. Il secondo punto, quindi, direi, il primo punto appunto è quello dell'inclusività. Noi vogliamo che le decisioni pubbliche siano più inclusive, che allarghino la platea di coloro i quali portano il loro punto di vista, le informazioni, i dati che sono indispensabili al decisore pubblico per poter compiere delle scelte che, consentitemi dire, migliorano la qualità della democrazia. È questo il tema. Il secondo aspetto è quello della trasparenza. Penso che appunto ciascuno di noi abbia interesse a sapere come le decisioni pubbliche, e proprio tu, Massimo, giustamente prima, quando si parlava della privacy, diceva che a questo punto, quando uno entra appunto a svolgere quel ruolo, non dovrebbe più esserci questa barriera, no, di privacy, proprio perché stiamo parlando di interessi generali, stiamo parlando appunto delle decisioni che riguardano ciascuno di noi, che hanno poi un peso, una ricaduta sulla nostra vita concreta. Dobbiamo avere interesse a una piena trasparenza, a conoscere chi ha influenzato il processo decisionale, ma anche a sapere quali sono gli attori che il decisore pubblico ha consultato, perché il decisore pubblico appunto non ha consultato le associazioni ambientaliste nell'interazione sul PNRR. Anche qui cito un caso concreto dalla Commissione Agricoltura della Camera. Però, per consentitemi l'inciso, cito un caso concreto che però alla fine è un caso virtuoso, perché è un caso in cui noi sappiamo chi è stato consultato e chi non è stato consultato. Nella maggior parte dei casi noi non lo sappiamo, perché in realtà, e come diceva appunto prima l'amico Pierluigi Petrillo, in realtà nella maggior parte dei casi tutto rimane nell'oscurità. L'oscurità non significa necessariamente che ci siano i faccendieri che stanno facendo chissà che cosa, ma significa appunto che non si sa chi ha interagito col decisore pubblico, non si sa chi ha portato il proprio contributo al decisore pubblico. Il terzo elemento, quindi appunto l'aspetto secondo, è quello della trasparenza, è quello degli oneri di fronte ad una situazione caotica, potenzialmente caotica, di autoregolamentazione da parte di ciascuna organo dello Stato, che può essere un problema serio. È successo ad esempio negli anni scorsi in Spagna, in cui sull'onda
delle battaglie per la trasparenza, ciascuna municipalità e regione si è dotata di registri propri, il che spesso, appunto, se da una parte ha corrisposto ad uno sforzo di venire incontro a questo bisogno di trasparenza e di integrità, dall'altra parte ha invece che diminuito, aumentato enormemente gli oneri per i portatori di interessi, perché registrarsi magari a 30 registri che fanno delle richieste differenti, invece che semplificare, non fa altro che moltiplicare gli oneri, ma anche nella verifica, appunto, in termini di trasparenza, se io sono un giornalista che si occupa di queste tematiche e vuole giustamente capire quali sono i portatori di interessi che sono stati ascoltati, che hanno avuto modo di interagire col decisore pubblico, se devo controllare 30 registri piuttosto che uno unico a livello nazionale, che si alimenti poi dei diversi livelli decisionali, beh, è molto complicato. Quindi, e qui poi arrivo alla conclusione, ecco perché noi chiediamo e stiamo seguendo con grande attenzione una possibile legge, proprio perché crei questa, diciamo, questa cornice normativa che porti ad avere delle linee guida. Federico, io la chiamo infrastruttura. Bravissimo, va benissimo, un'infrastruttura che porti ad avere queste regole guida che facciano sì, appunto, che la regolamentazione, anche laddove, appunto, amministrazioni virtuose la stanno mettendo in campo, non proceda poi in maniera confusa, di fatto gettando poi noi portatori di interessi anche totalmente ben disposti nel caos e nel rischio di dover adempiere in maniera confusa a questi obblighi. Ovviamente, e davvero le ultime battute, parallelamente al lavoro che stiamo facendo, appunto, per una legge, io, perché sono un campaigner nell'animo, sono più ottimista rispetto al professor Petrillo sul fatto che si possa arrivare entro questa legislatura al risultato, registriamo il fatto che fino ad ora non avevamo mai arrivato ad uno stadio così avanzato in Parlamento, alla Camera, con una discussione, con delle proposte emendative, un testo base. Speriamo che, appunto, questo, anche grazie alla nostra pressione, sia l'anticamera, proprio perché il PNRR incombe di una regolamentazione finalmente molto attesa. Dall'altra parte, però, stiamo anche lavorando, appunto, col team OGP per fare in modo che le amministrazioni aderiscano via via a, appunto, forme, diciamo, di autoregolamentazione, ma all'interno di un quadro condiviso, le cui caratteristiche sono quelle che ha già delineato tanto Massimo quanto soprattutto il professor Petrillo. Grazie. Sì, grazie davvero Federico, grazie anche agli altri relatori, chiamerei anche la dottoressa Valli se c'è, penso, ancora rispetto alla videocamera. Io, eccomi. Esatto, salve dottoressa. Io faccio veramente un minuto di chiusura per farvi vedere molto velocemente quest'ultima slide, che è un po' la nostra idea di come possiamo organizzare una nuova strategia di OGP per l'Italia. Ci sono un po' tutte le opzioni di policy che abbiamo già in qualche modo inserito nel nostro discorso, soprattutto a sinistra vediamo l'integrità dei decisori pubblici di cui ci siamo occupati oggi, protezione dei whistleblower, eccetera, eccetera. Ovviamente servirebbe un webinar per ognuno di queste policy option, ovviamente, però la cosa che forse potrebbe essere interessante è che noi cerchiamo di dare anche delle graduazioni a livello di strategia, cioè noi abbiamo a livello 1 una strategia in cui cerchiamo di promuovere delle infrastrutture, e quello che il registro dei portatori di interessi sicuramente è un'infrastruttura, no? Ma anche il registro dei titolari effettivi è un'infrastruttura, la banca dati ANAC dei contratti pubblici è un'infrastruttura, cioè sono quelle operazioni che permettono e poi abilitano dei livelli successivi di strategia rispetto alle pubbliche amministrazioni. Rispetto a questa abbozzata strategia che comprende tantissime opzioni per il prossimo piano nazionale, ovviamente chiamiamo un po' a raccolta le pubbliche amministrazioni che poi dovranno in qualche modo implementare queste azioni, le organizzazioni della società civile
e anche, diciamolo chiaramente, anche appunto gli esperti, il professor Petrillo e chiunque abbia, come dire, delle autorevoli posizioni da concordare, da condividere con noi. E nel prossimo futuro, da domani probabilmente, insomma, veramente da subito, cercheremo di avviare un'interlocuzione più specifica sui contenuti di questo nuovo piano, cioè di passare un po' anche al momento della formazione delle idee, no? Per cui chiameremo a raccolta le amministrazioni, le organizzazioni della società civile, ma anche ANAC, gli esperti, per vedere dove si può veramente andare a intervenire su PNRR. Quindi, insomma, abbiamo già avviato molte interlocuzioni anche con altre pubbliche amministrazioni, sarete ovviamente invitati anche a prossimi eventi. Intanto vi ringrazio e passo la palla, credo, a Laura Manconi, almeno così mi è stato detto di fare, giusto Laura? Ciao Laura, intanto ti saluto. Ciao Massimo, ciao a tutti. Io volevo solo rubarvi un istante alla fine, ovviamente ringraziare tutti i relatori, tutti i tanti partecipanti che si sono iscritti a questo webinar e che sino adesso ci hanno seguito, siete oltre 120, quindi grazie. E volevo solo ricordarvi che questo webinar è parte di un ciclo. Il prossimo webinar sarà la settimana prossima, il 19, dedicato al tema dell'innovazione digitale per il governo aperto. È possibile iscriversi, come per questo e per i precedenti, attraverso la pagina di Eventi PA. Trovate il link nella chat. Sempre nella chat trovate anche un link al questionario di customer. Come le altre volte, vi chiediamo di darci un feedback rispetto al webinar, quindi come sapete i vostri consigli e suggerimenti sono sempre utili per migliorare. Tutto qua, io vi saluto, quindi vi do appuntamento alla prossima settimana per chi vorrà seguire. Ricordo anche che nella scheda su Eventi PA saranno pubblicati anche i materiali relativi al webinar di oggi e a breve anche la registrazione per poter poi recuperare tutti gli interventi di oggi che sono stati estremamente interessanti. Quindi grazie Massimo, grazie a tutti i relatori, a tutti voi per aver partecipato e appuntamento alla settimana prossima. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.